La nuotata longa è una delle competizioni italiane più longeve. Si svolge a Fano il primo fine di settimana di agosto ed è capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia. Nata nel 1972 dall'idea di alcuni appassionati nuotatori che decisero di organizzare questa gara in mare per dare visibilità al nuoto nella città, che all'epoca contava circa 50.000 abitanti e ancora non era provvista di una piscina pubblica. Il percorso copriva la distanza che separa la spiaggia di Arzilla al Molo Lido di Fano. Solo qualche anno dopo, con il connubio tra le organizzazioni dell'Adriatico con quelle del Tirreno, la gara venne portata alla distanza di 1200 metri a quello dell'attuale Miglio Marino, su un tragitto che si sviluppa parallelamente alla costa. È lunga la lista degli atleti di livello che nell'arco delle varie edizioni hanno partecipato alla nuotata longa. Quest'anno però, per la 45esima edizione, il mare in burrasca ha giocato un brutto tiro alla società di nuoto Fano Fortune, organizzatrice dell'evento, rendendo impossibile il via. Il mare non ha voluto bene alla nuotata longa e quindi purtroppo insomma siete stati costretti, per ragioni di sicurezza che spieghiamo, a rimandarlo. Abbiamo provato in collaborazione con il giudice di gara e con la capitaneria di porto, che peraltro ringraziamo profondamente, ad aspettare, tardando, l'ordine di partenza della manifestazione, ma purtroppo non si sono verificate le condizioni di sicurezza, pertanto abbiamo ritenuto opportuno rinviare la manifestazione domenica prossima, 14 agosto. Ce ne dispiaciamo molto perché c'erano 400 persone pronte a partire, come ogni anno la nostra manifestazione, la più antica d'Italia come gara di mezzo fondo, e sempre molto numeroso, molto frequentato. Eravamo atleti che arrivavano dal Belgio, dall'Inghilterra, dalla Campania, dal Veneto, dalla Lombardia, e purtroppo scontentarli ci dispiace molto. Speriamo comunque giungano domenica prossima numerosi. Per quanto riguarda gli atleti master e agonisti, non possiamo accettare nuove iscrizioni perché è una gara federale, quindi c'è una starting list depositata, mentre invece per quanto riguarda gli amatori, gli amici del nuoto, sarei onorato che alcune persone volessero ancora iscriversi. Perché vi spiego? Perché da quest'anno noi collaboriamo con Telethon e quindi parte dell'incasso, del ricavato di questa manifestazione andrà devoluto in beneficenza. Quindi fino a sabato prossimo alle ore 13 chi volesse si può presentare presso la piscina Felice Ricci, certificato medico di sana e robusta costituzione, e si può iscrivere alla manifestazione.